Buonasera e ben ritrovati al Paladino di Pesaro, Italservice Pesaro calcio 5, Pescara calcio 5, il match valido per l'ottava giornata, l'anticipo delle 20.45 qui al Paladino. Entrano in campo le due squadre, i padroni di casa dell'Italservice in maglia bianca e le Pescara in maglia blu. L'abbraccio al centrocampo, alla stretta di mano tra i due capitani, Droni Dandelle per Pesaro e Cuzzolino per Pescara, anche tra i due allenatori, ovvero Ramiro Diaz e Marassio, che quest'oggi sostituisce lo squalificato Colini. Scelta del campo e della palla, mentre le due squadre e i direttori di gara ringraziano il pubblico accorso anche quest'oggi molto numeroso a Pesaro. Intanto vediamo i quintetti con l'Italservice che schiera Jones tra i pali, Toni Dandelle, Marsiligno, Cesaroni e Bisigno, mentre Pescara risponde con Pietrangelo tra i pali, Sad, Rescia, Azzoni ed Ercolessi. Il presidente Lorenzo Pizza ci tiene a premiare. Ecco, vediamo la premiazione. Il presidente dell'Italservice Lorenzo Pizza, come aveva fatto due settimane fa con Hector, un altro grande ex, questa volta prima Diego Burato, che riceve l'applauso del pubblico. Si è trovato benissimo la passata stagione a Pesaro, che poi però ha lasciato per il suo passaggio al Pescara un po' a malincuore. È tutto pronto davvero, le due squadre sono pronte. Bisigno e Cesaroni che danno il via alla gara, che parte proprio in questo momento, subito con Bisigno che cerca di sorprendere la difesa, calciare verso la porta avversaria, poi tira del dentro per Cesaroni che calcia subito di prima intenzione, subito via forte dei padroni di casa con Bisigno che ha provato un po' a prendere, c'è stata una deviazione. Boaventura per Bisigno, il problema per Stringari che lo rigioca per Boaventura che lo prova a stoppare, lascia lì per Stringari e la parata ancora da parte di Pietrangelo. Prova a ripartire Pescara con Sad, poi giocato per Burato che è l'uomo più arretrato, alza la testa Burato, poi Rescia va da Romano, ancora Burato, Romano, Sad allarga per Rescia che ora ha un po' di spazio, però continua questo giro pala da parte del Pescara con Sad che sbaglia completamente, movimento inverso da parte di Rescia che andava verso l'area, mentre ha tagliato la palla indietro, riparte Stringari che può calzare con il mancino, la parte di Pietrangelo, poi Tenendelle, non arriva la deviazione, la palla resta lì, poi retropassa di testa che può far ripartire subito il contropiede con Romano, tu per tu con Jones, calza Romano, Jones, grande parata a mano aperta sul pallone indirizzato all'angolino e si prende gli applausi tutto il pubblico, grande parata da parte di Jones, poi Marsiligno, una leggera disattenzione, un'ottima ripartenza da parte del Pescara. Ancora Stringari, il pallone per Marsiligno, lo gioca per Toni Dandelle, la palla che passa e arriva Bisigno. Bisigno può provare a puntare, cerca la bicicletta, qui Bisigno, poi il pallone che arriva Marsiligno, dentro per Toni Dandelle che lo prova con la punta, Bisigno, palo, la palla resta di Toni Dandelle, poi Pietrangelo ancora, ancora Pietrangelo. Davvero il numero 13 del Pescara sta mandando più di una pezza in questo momento, anche il palo a negare il gol, mentre intanto si ritarda leggermente la ripresa del gioco, si deve asciugare il treno delle Paladini di Pesaro. Sarà ancora calcio d'angolo, Bisigno che solta pronto sul pallone, Stringari che chiama palla, lo vediamo con il braccio alzato, Bisigno dentro per Marsiligno che però colpisce male, Sade si lamenta, era andato a terra dopo un contatto proprio con lo stesso Marsiligno. Rientra Cuzzolino per Rescia, per Pescara, esce anche Burato dentro Ercolessi, il pallone per Sade, poi lo gioca Cuzzolino proprio per Ercolessi, poi il recupero di Cesaroni che prova a giocare dentro Bisigno, la chiusura da parte di Cuzzolino, però un Pescara che perde palla in una zona di campo molto pericolosa. Riparte l'Italservice con Marsiligno, il pallone allargato per Bisigno che cerca il dribbling su Sad, non lo tiene ma ottiene la rimessa laterale. Se ne sono andati i primi 9 di gioco, ne restano 11 di questo primo tempo.
0-0 sempre il punteggio tra Ital Service, Pesaro calcio 5, Pescara calcio 5. Jones gioca bene, il pallone è superato, il primo pressing del Pescara con Trinonelle che calcia di punta, poi Cesaroni la mette dentro, Cesaroni la mette dentro, arriva ad 1-0 e lui l'ultimo a deviare il pallone. Cesaroni porta in vantaggio l'Ital Service proprio al nono minuto di gara. La rimessa laterale è in favore degli uomini in maglia bianca. È entrato anche Giacomo Lamedica che fa il suo ingresso in questa partita. Un Giacomo Lamedica che ha avuto minuti molto importanti a Milano, giocando una buonissima partita. Dato che è vicinissimo al suo primo gol in Serie A, che avrebbe meritato. Cuzzolino, il pallone per Sad. Uno contro uno proprio con la medica, il pallone allargato, poi Trinandelle, Rosa, palla cresta lì e c'è il fallo. La trattenuta. Ma arriva il giallo per Jones e non per Tony Dandelle. Ammonito Jones. E c'è un calcio di punizione da una posizione molto interessante per Pescara. Cuzzolino e Rosa sul pallone. Panchina del Pescara, tutte in piedi. Rosa Cuzzolino con un Cuzzolino che si allarga. Ercolessi e Sad più larga che potrebbero ricevere il pallone. Rosa lo zocca proprio per Sad che calcia ed è Tres a salvarlo sulla riga e ad esultare come se avesse segnato un gol. E si prende anche gli applausi ancora. Una grande giocata difensiva per Rudinei Tres, uno degli uomini più in forma. E che ha riposato a Milano. Ancora Pescara che rientra con Salas con la maglia rossa. Ercolessi, il pallone proprio per Sad. 7:40 al termine della gara. Rosa a giocare il pallone per Sad, poi ancora il pallone che va da destra a sinistra con Ercolessi che poi la gioca per Cuzzolino. Ritorna però indietro ancora l'attacco di Pescara. Rosa ha saltato bene per Salas, poi il pallone dentro, attenzione perché la porta è vuota, proprio Salas andare ad appressare, però gli arbitri dicono intervento sul pallone, allora si continua a giocare ancora con Salas. Bravo qui Salas ad andare a pressare perché la porta era vuota. Proprio Salas che calcia in porta, la palla che passa ancora una volta. Un leggero errore, una leggera incompressione. Arriva la rete di Salas. 5:45 al termine, riparte l'Ital Service con l'ingresso di Mentasti per Pescara, il suo esordio in questa partita. Tres scambia un paio di volte con Marassiligno, poi allarga il pallone per Cesaroni. Ancora Tres che guarda per un attimo la porta, pensa al tiro, poi una deviazione fortuita e arriva la rete di Rudinei Tres. Clamorosa, clamorosa rete dell'Ital Service, non può nulla qua Pietrangelo spiazzato. E arriva il 2-1 dell'Ital Service al 15° di questo primo tempo. 2-1 Ital Service che ritorna avanti in un momento un po', diciamo, di stallo della gara dopo il pareggio del Pescara. Arriva questa rete, un Tresca aveva pensato al tiro e poi aveva provato a partire con il pallone tra i piedi, era stato chiuso, poi una deviazione, un rimpallo, la palla che poi è una traiettoria stranissima e si è inseccata all'angolino con un Pietrangelo che non poteva nulla. Un Pescara che reinserisce subito Salas con la maglia del portiere in movimento. Un Marzio che non vuole stare a guardare, vuole continuare ad attaccare, si ritrova sotto nel punteggio. La formazione ospite, la finalista della passata stagione del campionato, la vincente della passata Coppa Italia, proprio Salas. Da lì è nato il gol dell'1-1, questa volta il solito Tres che in precedenza sull'1-0 aveva salvato un gol già fatto sulla linea. Si prende gli applausi, diciamo uno degli uomini più in forma. Sad, il pallone per Rosa, ancora Pescara che prova a girare, Sad poi allargato per Ercolessi, allora Cuzzolino per Ercolessi, di nuovo per Sad. Sad dentro da Cuzzolino che calcia, Jones non la tiene, arriva il pareggio di Ercolessi, arriva il pareggio di Ercolessi subito, pareggio immediato del Pescara con Ercolessi ed è 2-2 ora
si è ravvivata la partita al 16esimo, subito arriva il pareggio. Sala si rientra con la mano del portiere in movimento, un Pescara che è all'attacco in questo finale di primo tempo. 3.50 al termine, Rosa per Sad, ancora per Rosa, molto va a Pescara ad allargare il campo. Vediamo come Ercolessi e Salas sono davvero sulla linea laterale. Ancora Sad, il pallone girato per Ercolessi. Sad per Salas, bravo qui a saltare il passaggio Sad, poi Salas non controlla ed ora si riparte con Cuzzolino. Il pallone ancora per Salas, poi Cuzzolino ancora dentro per Salas, poi buono per Ercolessi che può calzare. Johnson ancora una volta non la tiene e arriva il gol di Cuzzolino, e arriva il gol di Cuzzolino. Il gol di Cuzzolino, ancora una volta una leggera ma grossa non trattenuta da parte di Jones, e questa volta è Ramiro ad inserire Marsiligno con la maglia gialla. Esce Jones che non sta vivendo uno dei suoi migliori periodi. Cuzzolino a giocare il pallone dentro per Mentasti che però se lo trascina fuori, e allora l'altra service ne può approfittare per reinserire subito Marsiligno. Cesaroni per Bisigno che pensa per un attimo al tiro, gioca un po' con il pallone, poi lo riallarga per Cesaroni, si va da Boaventura che calcia con la punta e trova il gol del 3-3. Boaventura trova il gol del 3, Boaventura un po' dal nulla, calzato con la punta, non l'ha tenuto questa volta Pietrangelo, e arriva il 3-3. Si è riavvivata la partita in questa seconda parte di primo tempo. Trova il gol Boaventura al 18esimo. Un secondo e sei, giocato il pallone per Cesaroni che non lo calcia perché termina qui il primo tempo sul perfetto equilibrio e sul punteggio di 3-3 tra l'Ita Service Pesaro a calcio a 5 e il Pescara a calcio a 5. Ita Service passato in vantaggio al nono con Cesaroni, è arrivato il pareggio di Salas al 13esimo, poi il 2-1 in maniera un po' rocambolesca di Tress al 15esimo, pareggio di Ercolessi al 16esimo, poi vantaggio esterno con Cuzzolino al 17esimo, ha risposto subito però l'Ita Service con Boaventura al 18esimo e siamo arrivati al 3-3. Al termine dei primi 20 minuti effettivi di gioco, ci risentiremo tra pochissimo per la cronaca del secondo tempo. Breve pausa. Il secondo tempo 3-3, si riparte così dopo un bel primo tempo, soprattutto nella seconda parte dove le due squadre si sono date un botte risposta continuo. È proprio Pescara a manovrare il pallone con Sad, allargato il pallone per Ercolessi, poi Cuzzolino ancora da Ercolessi con un Cesaroni che prova ad andare incontro, poi si ferma. Cuzzolino ha allargato ancora il pallone per Salas, allargato poi per Rosa, se la deve stire da parte di Tress, c'è il calcio d'angolo, movimento a tagliare di Cuzzolino ma però preferisce ripartire da dietro, ripartire da Sad. Ramiro dice ai suoi di salire, Cesaroni recupera il pallone, la porta è vuota, Cesaroni la salvataggio, ma a questo punto c'è il fallo, c'è il fallo. Chiedono l'espulsione per un fallo da ultimo uomo. È un Salas che ha fermato un Cesaroni indirizzato verso la porta e quindi e c'è il rosso, c'è il rosso. L'espulsione per Sad. Un secondo tempo che si apre con il rosso a Sad. Bisigno gioca corto per Cesaroni. Ora è l'Italia Service a giocare in avanti, a gestire il pallone con 5 effettivi di movimento. Marsiligno allarga per Cesaroni, poi Boaventura, Cesaroni per Marsiligno, il pallone per Stringari leggermente largo, poi Cesaroni, la palla per Vicino che calcia dentro, Boaventura, la deviazione dentro e arriva il 4-3 di Boaventura. Vanno ad abbracciare Bisigno e arriva il 4-3.
E arriva il 4-3, la doppietta personale di Boaventura. Lui che aveva trovato il 3 pari, trova anche il 4-3. È andato subito ad abbracciare Bisigno. Il pallone ancora per gli ospiti con Cuzzolino, poi Salas che gioca per Romano che non riesce a deviare il pallone, la palla che resta lì, poi Tress ancora a lottare, Romano, Jones se la trova tra le mani, poi la pressione da parte di Rosa che negava il rinvio, ammonito Jones che era già ammonito, era già ammonito Jones, espulso, clamoroso espulso Jones, e attenzione perché l'Ital Service non ha Miraglia quest'oggi in panchina, ma ha il classe 2000 Gentiletti che si leva la casacca. Clamorosa espulsione di Jones che ha spinto Rosa che non gli concedeva il rinvio. Ed è quindi il calcio di rigore, Gentiletti fa il suo esordio in Serie A e dovrà giocarsela con Cuzzolino. Parte Cuzzolino, trova il gol del 4-4. E quindi l'Ital Service ritroverà subito la parità numerica. Arriva il time out chiesto da Ramiro, il gol di Cuzzolino, il suo nono in campionato. L'Ital Service che sistema la palla a centrocampo, Cesaroni e Marcelinho dentro Boaventura, partita di movimento, l'Ital Service vorrà provare a giocare più secondi, più minuti di partita con Boaventura dentro e con il portiere di movimento. Marcelinho, il pallone per Stringari, poi Marcelinho, è pronto comunque Gentiletti in piedi. Bisigno, Cesaroni, rischia Cesaroni, la porta è vuota, il tira il gol di Rosa, clamorosa palla persa, arriva il gol di Rosa. Il gol del 4-5 per Pescara, un errore da parte di Cesaroni che trova il gol. Due minuti e 55 secondi al termine della partita. Il pallone a cercare Cuzzolino, il recupero in un primo momento di Marcelinho, poi riesce a ritrovare il pallone Cuzzolino, allora riparte da dietro, riparte da Salas che perde il pallone, lo regala Bisigno, Bisigno il pallonetto! Che gol di Bisigno! Che gol di Bisigno, il pallonetto! Pietrangelo immobilizzato! E ragazzi, la qualità del piede destro di Bisigno, è 5-5! L'Ital Service non muore mai, Bisigno va a abbracciare moglie e figlia, è il 5-5 al 17esimo. Allora l'Ital Service prova a ripartire con Bisigno, giocato il pallone per Stringari, ancora Stringari, il dribbling di Stringari, la palla perché resta lì, Bisigno con il pallone tra i piedi, il sombrero di Bisigno doppio, poi devia il pallone, ancora Bisigno, la palla che resta lì, aveva provato il numero, la palla che poi è ancora lì, Marcelinho si gioca ora, si gioca, grandissimo agonismo in campo sul 5 pari a 1.39 dal termine, rientra Gentiletti. Aveva provato una doppia giocata a Bisigno da far strizzare gli occhi a tutto il pubblico, a tutti i telespettatori. 1.38, Cuzzolino, ancora il pallone, 1.30, Cuzzolino, il pallone per Salas, giocato poi per Rosa, Salas ancora, Cuzzolino, fischi di paura del pubblico pesarese perché Pescara a quest'ultimo minuto e 15 per provarci con Cuzzolino dentro come portiere di movimento, la porta sarebbe vuota ma Pescara continua a tenere il pallone, ancora Cuzzolino, 1-5, non sale la pressione dell'Ital Service, Cuzzolino prova per Resce, il pallone dentro e Gentiletti, Gentiletti si prende gli applausi, ci mette il corpo, rimessa laterale per Pescara, 57 secondi e 8 decimi che ripartono in questo momento. Cuzzolino dice calma, l'uomo più esperto, ancora Cuzzolino che poi calcia col mancino e trova il gol a 44 secondi dal termine. Sesto gol Pescara. Cuzzolino con il piattone raso a terra, gol del 5-6 al 19esimo. Ultima azione della partita per l'Ital Service che vuole provare questo pareggio che meriterebbe
Stringare deve accelerare, il pallone per Vicigno, ancora per Stringare, ci sarebbe Marcelinho. Marcelinho controlla, la gioca per Cesaroni, 5 secondi, 4 secondi, il pallone per Stringare che calcia, non trova la deviazione, arriva la vittoria esterna del Pescara, la prima sconfitta stagionale dell'Inter Service in casa dopo il 3-3 contro Imola, Castello, Futsal, Caos e Rieti. Un Pescara che ha avuto un grandissimo atteggiamento offensivo, ma l'Inter Service merita gli applausi. Un po' polemico il pubblico con i direttori di gara, un po' per l'espulsione di Jones che ha condizionato questa partita. Pescara batte l'Inter Service 6-5. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma la partita è stata molto molto divertente per il pubblico venuto qua a Pesaro e per il pubblico che ci ha seguito da casa in diretta streaming. Le due squadre si scambiano un gesto d'affetto. È davvero tutto per questa telecronaca della partita. Da Andrea Sammartini un grandissimo ringraziamento. Ci rivedremo per le prossime partite casalinghe dell'Ital Service. Grazie davvero a tutti e buona serata. La squadra non ha fatto una gran partita, non siamo mai riusciti a giocare senza il portiere in movimento. Siamo un periodo ancora che stiamo cercando da tirare sui ragazzi, un periodo no, durante abbiamo fatto una sconfitta con Latina, abbiamo fatto una grande partita con il Bologna ma non è venuta la vittoria. Oggi non abbiamo fatto una gran partita, però siamo stati intelligenti a gestire il portiere e nel momento principale saper gestire bene, cambiare la difesa nel rombo per 2-2 e tornare a rombo. Mister, prima sconfitta casalinga, anche se quest'oggi si può parlare di sconfitta solamente nel risultato perché la sua squadra ha fatto un'ottima partita e il pareggio, anche come ha detto Marcio, è il risultato più giusto probabilmente. Sì, penso che è stato a occhi di tutti, abbiamo fatto una prestazione da incorniciare, ma davanti avevamo quello che sapevamo, una corazzata che hanno sfruttato al massimo le piccole dettagli, l'occasione che hanno avuto e si hanno portato la partita a casa, ma comunque noi abbiamo stato sempre in partita, abbiamo fatto il massimo, le abbiamo obbligato a cambiare la sua tattica in corsa. Ricordo che Pescara ha dovuto, in il minuto 16, ha dovuto chiedere time out per cambiare il segno della partita. E noi abbiamo fatto il massimo di quello che possiamo fare, dopo abbiamo avuto pure la sfortuna dell'espulsione di Johnson, totalmente discutibile, e quello ha segnato e ha cambiato letteralmente la partita. Non abbiamo avuto le 3 punti, ma dobbiamo uscire di qua rinforzati perché veramente la prestazione è stata eccellente e con quello che dobbiamo continuare questa crescita che penso che si sta vedendo perché è palese e quello è la strada che dobbiamo proseguire a fare. Siamo qui con Diego Burato, il grande ex di questa gara, un ex che oggi sorride per la vittoria. Parlavi con Filippo, il tuo ex capitano, cosa dici di questa partita e di questo pubblico che sta crescendo di anno in anno? Prima di tutto vorrei fare un ringraziamento al presidente Pitch per la targa prima della partita, mi fa veramente piacere tornare in un posto dove hai vissuto dei belli momenti e essere ringraziato così davanti a tutti. Il pubblico bellissimo, ogni volta che vedo anche in TV cresce ancora di più e spero che cresca ancora di più perché questa società se lo merita e ci sono anche ho grandi amici qua, anche quello che sta qua vicino a me e vorrei fare un grosso in bocca al lupo a tutta la società. Filippo, non è arrivata la vittoria però la prestazione è stata molto buona. Sì, abbiamo giocato bene, però abbiamo visto che giocare contro queste grandi squadre è difficile. Noi abbiamo fatto il gioco tutta la partita e loro hanno vinto. Però ci sta, dobbiamo alzare la testa e continuare così che siamo sulla strada giusta. Adesso c'è un po' di pausa finalmente, dopo si giocava ogni 2-3 giorni. E come preparerete la partita per Napoli di sabato? Adesso un po' di riposo ci vuole, un giorno libero, 1 o 2 giorni liberi. E poi c'è subito una partita tosta da giocare contro il Napoli fuori. Però andiamo lì e vediamo cosa succede. Gioca un po' con il pallone, poi lo riallarga per Cesaroni, si va da Boaventura che calcia con la punta e trova il gol del 3-3 Boaventura. Trova il gol del 3 Boaventura, un po' dal nulla, calciato con la punta, non l'ha tenuto questa volta Pietrangelo e arriva il 3-3.
per Marcelinho, il pallone per Stringare, leggermente largo, poi Cesaroni, la palla per Vittorio, che calcia il gomito, una deviazione dentro e arriva al 4-3 di Buaventura, va ad abbracciare Bisigno.